Bella vittoria esterna per il Follonica Cavorrano che espugna il campo del Seravezza Pozzi per 1-2 al termine della settima giornata del girone di Serie D. Il Follonica Cavorrano si rende subito pericoloso sul corner di Rosicco, Lago Marzini sventa in uscita. Ancora un corner insidioso che termina sulla testa di Capitan Dierna che impegna il portiere ben appostato tra i pali. Dall'altra parte buone occasioni per il Seravezza con Colli che calcia verso la porta trovando ben appostata la retroguardia bianco-rosso-blu. Alla quindicesima ancora un corner pericoloso, questa volta per il Follonica Cavorrano con Regoli che raccoglie un bel pallone nei pressi dell'area piccola ma non trova la porta calciando fuori di un soffio. Sempre sugli sviluppi di un corner al ventesimo arriva il vantaggio del Seravezza. Parte il contropiede dei padroni di casa, rapidissimo. Ivani viene lanciato verso la porta, si presenta di fronte a Filippis, lo scavalca con un pallonetto portando in vantaggio i suoi. Il Follonica Cavorrano cerca subito il pareggio, prova a portarsi in avanti e con il destro di Pignat dopo un'azione insistita è ancora bravo il portiere del Seravezza in tuffo. Ancora in avanti il Follonica Cavorrano in maglia gialla, ci prova di nuovo Pignat che sfiora il gol calciando di pochissimo al lato dal limite dell'area. Ancora la squadra di Masi ci prova a ripetizioni, di nuovo sul calcio d'angolo, ancora ben appostato Lago Marzini. Siamo al prologo del gol del pari che arriva al 45esimo, Modic raccoglie un pallone vagante crossato da Ceccanti e da dentro l'area fa partire un destro che si insacca alle spalle del portiere. Sull'1-1 si va a riposo ma nella ripresa al sesto minuto il Follonica Cavorrano è già in vantaggio. Regoli recupera una bellissima palla e la serve subito in profondità per Marcheggiani che a tu per tu con il portiere non sbaglia e porta in vantaggio il Follonica Cavorrano che prova ancora a chiudere i giochi già al 12esimo minuto della ripresa rendendosi ancora pericoloso sul schema di calcio d'angolo. La conclusione di Grifoni è debole, ancora il Follonica Cavorrano in avanti prova a rendersi pericoloso trovando però soltanto la schiena della difesa. 3, 2, 1, go!